Sony si lancia nel mondo del wearable device con Smart Band. Smart Band è un braccialetto già presentato a Las Vegas e lanciato qua ufficialmente, si chiude da marzo. Un braccialetto che registra le nostre attività quotidiane. Il cuore è il Core, questo piccolo dispositivo che all'interno ha una batteria al litio che dura dai 5 ai 7 giorni, ha un sensore ovviamente, ha delay di notifica e un tasto che utilizziamo per segnare l'attività. Il Core può essere installato su una clip oppure, come vediamo, verrà messo all'interno di braccialetti, cavigliere, una collana, quindi diversi concept, diversi braccialetti, anche se quello in silicone è quello ufficiale. Ma vediamo un attimino cosa fa il Core. Questa è l'applicazione, si chiama Life Logger. Come vedete, praticamente c'è una striscia che mostra le attività della persona, quindi quando noi ci alziamo, premiamo il tasto e stiamo dicendo al logger: ehi, ci siamo alzati, la nostra giornata inizia adesso. E lui inizia a registrare tutto quello che facciamo nel corso della giornata, quindi quante camminiamo, quante calorie bruciamo, cosa facciamo, se abbiamo mandato messaggi. Per esempio qua c'è un'attività di messaggistica, ci sono le foto, ci sono le chiamate, le chat, ci sono anche momenti in cui vogliamo tornare per esempio a dormire per fare un piccolo sonno pomeridiano. Tutto viene registrato nell'arco della giornata con le attività che crescono, quando corriamo, quando leggiamo, quando chattiamo. E quelli che vedete qua sopra sono i piccoli bookmarks, ovvero utilizzando il tasto laterale, premendolo due volte, andiamo a registrare una posizione ben precisa. Siamo in un ristorante che ci è piaciuto, vogliamo registrarlo, lo facciamo. Stiamo registrando un momento, premendo due volte, e il momento viene salvato e registrato sulla memoria del dispositivo. Per ora non sono separabili, ovvero smartphone e smartband viaggiano insieme, anche se all'interno c'è una piccola memoria. Per esempio, possiamo andare a correre, portarlo con noi senza lo smartphone, torniamo a casa e viene sincronizzato il contenuto del log direttamente con la nostra applicazione LifeLog. L'applicazione è ben fatta, l'idea è carina e in futuro Sony punterà ad espandere questa gamma di Core con anche altri device. Per esempio, dentro la scatola vediamo che abbiamo il modello di camera, quindi un Core che non solo registra l'attività ma anche fa foto a tutto quello che succede. Questo concetto forse spaventa un pochino. Questo è LifeLog, questo è SmartBand e questo è il Core. Uniti, disponibili tra qualche settimana, aprile ci hanno detto in Italia, prezzo molto competitivo, non è per il fitness, anche se all'interno c'è un contapassi e ci sono dei sensori fatti apposta, è per la nostra vita, quindi tutto viene salvato, registrato, caricato sul cloud, ma ci assicurano che tutto è criptato e inaccessibile all'esterno. Non sono comunque dati sensibili, diciamo, se qualcuno ci rubasse l'account per vedere cosa abbiamo fatto, scoprirebbe che magari abbiamo chattato un po' troppo, dormito un po' troppo e consumato tante calorie, ma nient'altro, perché questo è praticamente un diario della nostra vita, dinamico e aggiornato in tempo reale. Life Band di Sony.